Professore Sissinni, buona giornata, professore. Buongiorno, Mario, buongiorno. Allora, che professor... di bello, che mi viene oggi, che quale impertinenza. E tra l'altro io lei, vorrei... lei mi provoca e ovviamente, come diceva Redante, come dentro mi dita può significando, quindi questo significare non sempre può essere gradito, quindi... E io non voglio dispiacere invece a nessuno, perché io amo il prossimo e quindi non voglio far male a nessuno, sia chiaro. Invece, allora, mi dica tutto. Invece le devo dire che proprio l'ultima intervista che abbiamo realizzato è stata molto interessante, tra l'altro avrà un riverbero anche un po' sul giornale, perché ci sono stati degli spunti davvero interessanti, mi riferisco un po' ai poli museali e quello che c'è intorno ai musei. Però io vorrei in questa puntata partire purtroppo da una brutta notizia che sicuramente certo. ha colpito anche lei, ci riferiamo alla perdita certo. immensa di, che l'Italia, ma non solo, insomma, ecco, ha avuto con la dipartita di Giulia Maria Crespi, ricordiamola fondatrice nel certo. 1975 appunto del Fondo Ambiente Italiano. Noi sappiamo che lei l'ha conosciuta proprio direttamente e gli è stato sì. amico, insomma, ecco. Sì, sì, dice bene, e il ricordo quindi si carica di tante immagini, di tanti incontri, di tanti impegni, di tanti propositi. Io ho avuto la fortuna, il privilegio di incontrare non per merito mio tanti personaggi, ma per la funzione bella, affascinante, alta di servire la cultura, quindi di imbattermi, di incontrare tanta gente, tra cui la Crespi. E devo dire che io già sapevo abbastanza di Maria Crespi, perché, dato perché è un personaggio importante nel panorama italiano, della gente che conta, anche della gente, diciamo, del capitale, cioè della gente dell'attività industriale, eccetera, eccetera. Ma che mi stava un po' sul cuore, però che Spadolini ero e sono legatissimo, era stato invitato a lasciare il Corriere della Sera proprio da Maria Crespi, quando lei assunse la direzione, la proprietà, non la direzione, la proprietà dello storico giornale di Albertini, in cui si era collocato molto bene Spadolini come direttore, perché lui, che veniva dalla scuola dell'Albertini, ma anche di Mario Panunzio, del mondo, eccetera, aveva dato un carattere particolare, che è quello che incontriamo anche nelle opere di Spadolini storico, e soprattutto la equidistanza. Pensiamo per esempio come ha trattato la figura di Pio IX, che spesso contraddetta, non dico vilipesa, ma maltrattata da alcuni storici, lui invece che quasi le esalta, perché vede la positività di questo grande ponte, per dire. Quindi associavo Maria Crespi e Spadolini con questa tristezza, diciamo, dell'offesa fatta a Spadolini nell'averlo diciamo, praticamente estromesso dal Corriere della Sera. Ma io poi ho avuto la fortuna, proprio perché dice nel 75, il Ministero nasce nel 75, e coevo al Ministero il PAI. Il PAI è un organismo internazionale, è anglosassone, si è sviluppato soprattutto nei paesi dove non c'è un ministero, una struttura pubblica, come per esempio in Inghilterra c'è, ma è molto piccola. La stessa Francia,
la grande Francia, che pure è statalista, ma la Réunion dei musei ha soltanto 32 musei. Noi abbiamo intorno a 8-700 statali, circa 3.000 in generale. E quindi questo fai è nato proprio per tutelare l'ambiente, ma l'ambiente in senso lato, quindi anche e soprattutto l'ambiente culturale, il paesaggio, sì, ma il paesaggio in particolare culturale, come poi si è andato chiarendo anche in contesto UNESCO, dove si è pervenuto finalmente a una chiara definizione del paesaggio culturale. Qui mi piacerebbe memorare Hermann Hesse e quello che dice del paesaggio culturale. Ecco, lei era una donna di una sensibilità straordinaria, di una statura, amava aggiornare sempre anche sulla ribalta internazionale, ma non per questo era antico, ivi compreso Dante. Nasce un'amicizia che è causata da un fatto contingente, una delle tante donazioni al FAI. Il FAI riceve donazioni, è nel suo statuto, quindi incrementa il suo patrimonio, che oggi è ingente, con delle donazioni di privati che lasciano proprietà al FAI, perché il FAI garantisce la tutela, la valorizzazione, salva questi beni che altrimenti andrebbero in rovina. E allora io la conosco perché ci imbattiamo in un atto amministrativo, quindi un fatto quasi banale. Si tratta della formalizzazione di una donazione, tutto deve essere e deve essere autorizzato dal Ministero, e quindi vengo a conoscere questa signora, asciutta, piccolina, con questi occhi che ti bucavano l'anima, con questi occhi appuntiti, e me ne innamoro nel senso buono della parola, ma tanto è contraccambiato, che poi questo dura anche quando non sono più in carica di direttore generale. Mi chiama a Milano fuori a tenere le letture d'Andis, e ho addirittura l'obbligo, quando sono a Milano nella zona, di non prendere l'albergo perché devo essere loro ospite. Dico loro perché il marito, un architetto ingegnerissimo, scrittore, che è morto qualche anno fa, ha verso di me la stessa simpatia, che diventa quasi una empatia. Quindi io, quando vado a casa loro, dopo aver fatto il mio lavoro nella missione, io passo delle serate stupende, ovviamente, con entrambi, perché sono entrambi con interessi diversi ma non contrastanti. E lui la lascia fare, lui ha grande rispetto della moglie. E la sua tenacia, perché è una donna forte, organizza questo FAI in Italia, e magari mi avesse avuto la stessa fortuna del FAI. Io li vedo ormai così in parallelo, perché il FAI è l'iniziativa che fa sul serio, che ama sul serio il patrimonio, e quindi che lo recupera, lo rimette in valore attraverso il restauro, ma anche attraverso una valorizzazione con effetti economici, che io non demonizzo, perché noi potremmo vivere di beni culturali. Potremmo vivere di cultura. L'essenziale è capire che la valorizzazione è anzitutto un fenomeno culturale, quindi porta a dilettare e educare, la prima cosa, e quindi alla formazione, ma poi ha anche effetti economici. Quanti giovani, quante persone possono lavorare nei beni culturali, nel campo dei beni culturali? E questa è la. Lo ha capito subito, Maria Crespi, l'ha capito, e ha creato questo istituto che oggi in Europa è il più potente, non c'è FAI al mondo che possa competere con quello italiano. Io non sono aggiornato, lei mi prende di sorpresa, io mi aggiorno prima e cerco di essere sempre
Però lei mi crede di sorpresa, altrimenti le potrei dire, ma questo si può vedere in qualsiasi fonte informativa, cui si accede facilmente. Il FAI ha un patrimonio estremamente consistente e di grandissimo pregio. Quindi questo è un patrimonio che lei ha preso, ma che poi ha salvato. Perché erano beni importantissimi. Allora, professore, abbiamo capito quanto è importante il ruolo dell'associazionismo, di questi sodalizi così importanti, e appunto abbiamo parlato del FAI. Però le vorrei chiedere anche il ruolo dei privati nella salvaguardia dei beni Va bene. culturali, i cosiddetti mecenati, no? Che tanto Va bene bene, fanno. sì. Prego. Sì, senta. Sì, praticamente siamo un estrema, perché la figura del privato nel campo culturale ha un posto importante sin dall'antico, nel volontariato e nelle varie manifestazioni, perché il privato si presenta come mecenate, come ha detto lei, quindi come prestatore anche di opere, ma anche come impresa, come collaboratore, anche con effetti economici, come l'abbiamo nei servizi aggiuntivi, per esempio nei musei, in cui determinati servizi, detti appunto aggiuntivi, indicati dalla legge Ronchey, sono affidati ai privati, ristoranti, eccetera, sono in mano ormai tutti ai privati. Ma adesso lei parla, vuole nucleare la figura soprattutto di chi dà gratuitamente, per ragioni diciamo etiche soprattutto. Ebbene, allora dobbiamo andare al Medioevo, perché nel Medioevo l'Italia viste una fioritura straordinaria, straordinaria. Prima delle confraternite, poi con le confraternite, delle accademie, che è una confraternita? Una confraternita è un'associazione laico-religiosa in cui degli uomini che la pensano allo stesso modo, hanno lo stesso credo, si associano e esercitano il mutuo soccorso e quindi la solidarietà. E lavorano insieme per il bene della collettività. Nelle accademie sono uomini saggi, sono dei sapienti, sono gli uomini della ricerca che si mettono insieme non per lucrare dalla ricerca, ma per mettere a disposizione gli esiti della ricerca a favore di tutti, erga omnes. E queste sono appunto le accademie che nascono in Italia, già diciamo già tra il Medioevo e l'inizio dell'umanità, del periodo rinascimentale. Quindi questo atteggiamento del privato di dare per, diciamo, la formazione, sono stelle che brillano nel firmamento italiano dall'antico. Oggi si è sviluppato in modo direi mirabile, perché noi abbiamo il volontariato in forme così diffuse, addirittura la brava e compianta Maria Eletta Martini, l'onorevole Maria Eletta Martini, promosse negli anni Ottanta una normativa ad hoc, e questi privati noi adesso li vogliamo vedere soprattutto sotto la figura del mecenate, come lei mi ha chiesto. E sono tantissimi. Questi sono importanti, che hanno fatto tanto per il Ministero. Io vorrei cominciare a ricordare i mecenati, artisti, quelli che hanno donato allo Stato. Io sono testimone di un fatto importante, molto bello. L'avevo rilevato nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, delle carenze, dei vuoti, addebitabili certamente alla scarsità delle risorse finanziarie, ma anche a una certa gestione
forse troppo ideologizzata, e mancavano quindi degli artisti importantissimi. E allora mi sono messo alla ricerca, cioè a bussare alla porta degli artisti ancora viventi, ma anche dei discendenti. E le posso nominare soltanto alcune delle opere d'arte che sono state donate e che hanno arricchito il patrimonio statale. Per esempio l'opera di Giorgio De Chirico, si è fatta la fondazione e si è fatta una donazione abbondantissima, le opere di Renato Guttuso, di Umberto Mastroianni, quello che ricorda adesso di Corpora, Gentilini, Consagra, Perilli, La Regina, Marzullo, tanti che sono stati generosi nel donare. Abbiamo centinaia ormai di opere donate allo Stato. Ma poi vi sono i mecenati che invece offrono dei finanziamenti per il recupero. E allora come non ricordare per esempio la Olivetti? Noi andiamo al Cenacolo a Milano, l'aiuto per quel restauro difficilissimo che è l'unico purtroppo per via dei suoi esperimenti sono nascenti, e invece andava costituita la pubblica fruizione, la immagine globale di tale capolavoro, con litigi anche dei sovrintendenti, Ancoruzzoli per esempio. Siamo arrivati a dare al mondo intero l'immagine del Cenacolo di come aveva immaginato, sentito e fatto il grande, lo straordinario. Ma potremmo continuare, per esempio la Fiat, la Superga e in tanti altri posti, per esempio sul Museo delle Scienze, ma il Museo ancora Gizio, e poi lo stesso Agnelli personalmente ha fatto donazione della sua collezione di arte contemporanea alla Galleria Statale di Torino. Potrei continuare con la Cariplo, con le casse di risparmio e così via, tante che negli anni 90 mi fu possibile, erano 40, le grandi ditte, le grandi società che avevano fatto queste donazioni abbondanti, peraltro sostenute da una legge voluta dall'intelligente ministro Scotti, dal 512 dell'82, che portava a sgravio le spese fatte per il restauro, ma anche le donazioni fatte allo Stato, e quindi una quarantina di presenze di grandi ditte. Parlo della Fiat, dell'Olivetti, del San Paolo di Torino, parlo della Calibro, ancora c'era anche il Banco di Napoli, le Casse, e c'è tanti che hanno partecipato ad aiutarci in queste opere estremamente impegnative, la Cappella degli Scrovegni, ma la stessa Sacro Convento di Assisi, cioè lavori che presuppongono degli oneri che il Ministero non sempre può sopportare, dove il privato è accorso, ormai nei casi dei terremoti, dal Friuli a quello dell'Aquila, insomma, cioè, no, oggi è tutta una serie di interventi del privato, è cosa bellissima. E quindi questo mecenatismo è quello che poi ha portato alla ricchezza dell'Italia, perché con il mecenatismo noi parliamo tanto male del nepotismo, è da parlare male, i nipoti dei papi, ma senza il mecenatismo, senza la presenza di questi personaggi, quanti musei sarebbero se non deserti quasi, certo. La ricchezza che ci hanno dato con l'acquisto che hanno fatto, che poi è rimasta alla pubblica, pensi alla Galleria Borghese, per esempio, Scipione Borghese, uno dei tanti. Ecco, queste sono delle cose molto belle e che fanno anche più bella l'Italia
dal punto di vista umano, perché il mecenate, che poi viene da mecenate romano, no? Amico di Orazio, amico di Augusto, il mecenate è la persona che dà per la cultura, che sostiene appunto Orazio nella sua opera letteraria, sostiene tutto ciò che di culturale è importante fa l'imperatore, il neo imperatore, donde poi il nome di mecenatismo. Ma anche quando il mecenatismo, che si dice, sai, il mecenate poi non è mai puro, è vero, perché c'è il ritorno. Lei pensi al Banco di Roma, nel momento in cui posso, perché ho visto che l'altra volta poi ogni tanto mi interrompeva, ma io non capisco le interruzioni. Sì, Posso andare avanti o no? prego, prego. Altri 2 minuti, sì, prego. No, solo voglio soltanto, perché mi pare Sì. doveroso ricordare Pellegrino Capardo, il professor Pellegrino Capardo, in quanto, ma come Agnelli, come tanti altri, noi poi facevamo una grande premiazione per la lettura al Ministero, Agnelli per essere stato vicinissimo. Beh, nel momento in cui, siamo negli anni 80, la Cassa di Risparmio di Roma, il Banco di Santo Spirito e il Banco di Roma si fondono, per idea di questo economista Pellegrino Capardo, che era il presidente, per creare la Banca di Roma. Io mi imbatto in questo signore, e proprio in quel momento io avevo uscito una delusione, perché avevamo presentato al CIPE l'intervento per il restauro di consolidamento del Colosseo. Bisognavamo di ben 40 miliardi di lire. Ceronzi mi trattò molto male, mi diede praticamente del questuante di Stato, mentre Pellegrino Capardo capì la proposta che gli avevo fatto: voi fate una banca che porta nel mondo il nome di Roma. Che cosa può significare simboleggiare Roma più del Colosseo? E allora, se voi associate la immagine della banca al Colosseo, che senza il vostro intervento crolla, perché era la parte alta a nord, era in stato di collasso, voi siete benemeriti, riconosciuti in tutto il mondo. Il venerabile Beda aveva profetizzato: se quando cade il Colosseo cade Roma, quindi cade il mondo, la cultura, la civiltà mondiale. Ebbene, fate una cosa del genere. Pellegrino Capardo, da uomo intelligente, colse il segno della mia proposta, che poteva sembrare anche provocatoria, e si fece la convenzione in mano a Andreotti, che Andreotti era allora Presidente del Consiglio, ma era anche Ministro ad interim, un'altra persona che ricordo con molta devozione, perché ha fatto tanto per i beni culturali. Io l'ho avuto proprio come, anche come Ministro, mi aveva dato la piena delega, ma il Ministro era lui. E quindi il Banco di Roma, che salvo il Colosseo, che non ricorda più. Adesso c'è stato un altro intervento, perché c'è un altro mecenate importante anche questo, ma senza quello, del consolidamento, noi avremmo trovato ruderi, perché fu un consolidamento della struttura, infrastruttura, che stava collassando. E questi sono i mecenati, sono delle persone che sentono l'obbligo, che è pubblico, è dello Stato primariamente, però è di tutti, perché la nostra è una repubblica della cultura, come dissero già i padri costituenti. L'Italia è una repubblica culturale, della cultura, e la terra è la cultura, è la patria della bellezza. Tutti devono avvertire, secondo le proprie sostanze, l'esigenza, l'obbligo morale di tutelare questo patrimonio e di salvarlo in caso di necessità. Quindi la figura del mecenate in Italia ha dei contorni molto belli, e ha già scritto una storia certamente significativa. Buon lavoro, caro. Professore, grazie, sempre illuminante. Ci sentiremo la prossima settimana e buone vacanze nella bellissima Maratea. Grazie, Grazie. Buona grazie, grazie, grazie. giornata, grazie professore, grazie.